Associazione Nazionale Tumori, abbiamo qui un delegato ANT della zona Firenze, Prato e Pistoia perché ci sono almeno un paio di eventi di cui parlare, comunque anche l'occasione per presentare meglio l'associazione. Simone Martini, delegato, Benedetta Leoni, responsabile promozione e sviluppo ANT zona Prato e Pistoia e con l'ANT non c'entri niente. Però sì, c'entra lateralmente, Collaboriamo. collaborate. Marzio Pinzauti, Yes. è fondatore della band Suzy Q Esatto. e bassista. Perfetto. Poi dopo si capirà cos'è Il più nesso. il Il nesso. nesso. Ecco, va bene. Un altro evento in prossimità che è il 6 di marzo, E qui venerdì, capiamo la esatto, presenza di la Suzy presenza Q. di Marzio, è un periscena con musica, in realtà è una festa di compleanno. Io ho conosciuto Marzio un annetto fa ed era già stato qui a Pistoia per un altro evento, non con questa formazione, con un'altra, dentro il liceo artistico Petrocchi, avevamo già fatto uno start-up, come si dice oggi. Si è affezionato ad ANT, ha comunque conosciuto la realtà di ANT e quest'anno compiono 18 anni e ha detto perché non Ah, festeggiamo diventate il maggiorenni, compleanno insieme. E È questo dove un'occasione. avviene? Allora, Villa Fiorelli, venerdì 6 marzo Dove si alle trova? ore A 20, Prato. si trova a Prato. Oltretutto è una periscena molto abbondante, abbiamo cercato di Più coccolare, cena sì, abbiamo cercato di coccolare i nostri sostenitori con ottima musica, è quella dei Suzy Q. E allora, Marzio Pinzauti, tu di dove sei? Io sono di Firenze. Ah, di Firenze, quindi la band è La fiorentina. band è fiorentinissima, nata a Ecco. Firenze E e come tutti mai fiorentini. questa vicinanza con ANT? Ma è, diciamo, una concomitanza di cose, nel senso che ci siamo conosciuti, come ha detto lei, un anno fa in occasione di un altro evento e mi sono un po' affezionato a questa cosa. Poi questo 2015 per noi è un anno importante perché sono 18 anni, sono la metà esatta di quelli che Sì, fa ANT. è Troviamo punti di incontro vari via via che andiamo avanti. E quindi è vero che Suzy Q sono una band molto irriverente, molto casinista, noi suoniamo musica dance principalmente, però io spesso definisco i Suzy Q, oltre che irriverenti e goliardici, ma anche un po' terapeutici, perché il nostro scopo è solamente chi entra e chi viene a vedere un nostro spettacolo, per 2 ore si deve dimenticare tutto quello che sono i problemi che ha a casa. Quindi è una terapia, diciamo, Sì. molto più leggera rispetto a Certo, quella però. fuorviante, però la riteniamo comunque una cosa che possa aiutare le persone e questa cosa negli anni ci ha ripagato perché comunque il seguito è sempre Quindi le stato. persone si divertano Esatto, quando vengono a fondamentalmente noi ci sentire un vostro divertiamo e vogliamo concerto. che tutti si divertano a Si può non prescindere. ballare. È Ecco, impossibile non esatto. ballare. Anche perché sennò il nostro cantante Beppe li ripetono tutti Sì, quanti. Sì. ecco, guai a chi sta No, seduto. è assolutamente vietato. E quindi abbiamo deciso, facciamo questi 18 anni, volevamo fare una festa di compleanno e però anche dare un segnale che comunque siamo cresciuti perché in 18 anni abbiamo visto sia noi, sia i nostri fan, le persone che ci seguono e che ci stanno vicini, sia negli eventi belli che in quelli brutti, quindi chi ha avuto figli, chi si è sposato, ma anche chi ci ha lasciato, anche persone vicine. E quindi ci sembrava un buon messaggio di fare una festa di compleanno comunque nel nostro stile in cui ci si debba divertire, in cui però si manda anche un messaggio che siamo comunque persone che sono 18 anni che sono in giro, da più di 20 anni che suonano e che comunque tengono alle persone che ci stanno intorno, perché insomma senza le persone che ci vengono a seguire continuamente non avremmo assolutamente senso. Infatti è un buon messaggio, come dire, si ride e Lo si speriamo. scherza, ma insomma siamo proprio dei farfalloni, insomma Esatto. ci abbiamo anche noi il Esattamente, il nostro. messaggio è questo. Sì. Però quando siamo sul palco questo messaggio sparisce, nel Sì, senso ma lo che tiene. io indosso un cappotto zebrato Ah sì, e un questo mi chitarrista, piacerebbe bello avere una tanto il foto del. colpito. Chissà, si trovano dei video Sì, sul nostro musicati. sito www.suzyq.it, che è scritto Suzy con la Z, la Y Suzy. e la Q, E la Q? si trovano video, foto, tutto quanto, Ora, poi magari se sulla dalla pagina regia ce la Facebook, trovano, vi penso guardiamo, di sì. E niente, poi insomma sulla zona Pistoia, Prato e Firenze, insomma Siete molto sono tanti attivi. anni che lavoriamo, Io sì. li ho sentiti dal vivo. Ah, vedi? Sì. A Prato?
No, in un locale a Massa, il comune era Massa e Cozzino. Ma qui si parla di preistoria. Sì. Si parla di preistoria. È vero. Sono 18 anni. Siamo sopravvissuti a locali che sono... che non ci sono più. Che non ci sono più. Vedi. E quindi niente, noi il 6 marzo aspettiamo per questa festa di compleanno, che quindi sarà una vera festa, aspettiamo tutti per la cena, bello, per lo spettacolo e per divertirsi, e quindi sapendo che entrando dentro a divertirsi comunque si aiuta una realtà che è molto importante, molto più seria di quanto non siamo noi, nel senso, che noi non si sia persone serie, ma diciamo meno ludica, però uno prima lascia... Ma il sorriso aiuta, tu hai detto bene, che anche nei casi proprio di malattia il sorriso aiuta tantissimo, cioè avere qualcuno che ti viene a casa nel dolore, ti si presenta col sorriso, credo chissà, sia cosa che... Magari ci manderanno a casa, ecco, magari a casa di può anche darsi. Ecco, io volevo dire anche un'altra cosa, durante la serata avremo la partecipazione straordinaria dei calcianti della Palla Grossa. La Palla Grossa è una specie, di chi non lo conosce, di calcio storico fiorentino, però pratese. E quindi saranno questi energumeni in costume, visto che siamo vicini alla festa della donna, a fare da valletti ad Ant. Sì. Simone Martini, Ant è abbastanza nota perché riesce a farsi vedere abbastanza, insomma a tutti è capitato di trovare qualche come si può dire, volontario, certo, attivo sul territorio che gli ha proposto di aderire a qualche iniziativa, però conviene rifare una panoramica e raccontare chi è Ant, certo, come nasce, con quale scopo. Allora, raccontiamo un po' la storia di Ant, che nasce 36 anni fa a Bologna. Ah, addirittura, ecco, sì, questo... addirittura. E nasce nel modo più bello, per replicare un'esperienza di vita vissuta. Il nostro fondatore, oncologo, aveva assistito a domicilio il suocero, che non voleva saperne di passare, diciamo, la fine della malattia, quindi la fase terminale in ospedale. E da questa iniziativa e dal ringraziamento del suocero di averlo potuto tenere a casa, decide di offrire questa opportunità, di creare le condizioni per offrire questa opportunità a tutti coloro che ne abbiano desiderio. Ovviamente i primi anni sono anni in cui si cerca di strutturare un po' la fondazione, poi finalmente diventa operativa e diventa, la finalità è proprio quella di assistere a domicilio i malati terminali di tumore, ma non solo terminali. Noi siamo presenti in Italia in 9 regioni, abbiamo 120 delegazioni e 20 ODO. L'ODO sarebbe dove c'è lo staff sanitario che fa assistenza domiciliare. Uno di questi è quello della delegazione di Firenze, Prato e Pistoia, che si compone di 8 medici, 5 infermieri e 3 psicologi. Allora, tanto per far capire, noi l'anno scorso abbiamo assistito in Italia circa 10.000 famiglie, in Toscana siamo intorno alle 700, di queste 700 circa un'80 sul territorio di Pistoia, il resto su Prato e Firenze. Ogni assistenza che noi prendiamo in carico come ANT sappiamo che più o meno costa ad ANT intorno ai 2.100-2.500 euro, proprio l'assistenza che normalmente nella fase terminale è di circa 130-140 giorni. Ovviamente è completamente gratuita per le famiglie che noi assistiamo e quindi ANT deve trovare sul territorio tutti i fondi necessari per poter fare l'assistenza. Il nostro staff sanitario sono tutti professionisti, quindi non sono volontari. Io sono un volontario, ma i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri psicologi non lo sono. La parte sanitaria non sono volontari, esatto, sono formati per l'assistenza domiciliare. Cerchiamo di non avere turnover, proprio per sfruttare al massimo non solo la professionalità, ma anche proprio l'esperienza che si matura andando nelle case delle persone.
E perché quella è poi la parte più importante, perché è la capacità di approcciarsi nella famiglia che si trova a vivere un momento così difficile, e questo è il valore aggiunto che i nostri sanitari possono portare con l'esperienza. La famiglia come si avvicina a voi? Allora, la famiglia si avvicina a noi attraverso il loro medico di famiglia, che deve fare la richiesta, che poi deve essere portata ad ANT, di assistenza domiciliare. A quel punto la famiglia ci può contattare, noi abbiamo una sede a Firenze in via delle Panche, ma è quella dalla quale partono tutti i nostri sanitari. Il numero di telefono è 055 500 210, quindi abbiamo un punto di accoglienza, uno psicologo, viene fissata la prima visita, uno dei nostri due medici responsabili delle due diverse zone sulle quali siamo suddivisi fa la prima visita, poi viene assegnata al professionista medico, all'infermiere, allo psicologo, e saranno tendenzialmente sempre loro a seguire la famiglia. Ma c'è un interfacciarsi col sistema sanitario? Come si... Sì, certo. Si allora, il riferimento principale per noi rimane il medico di famiglia, perché è quello che ovviamente conosce anche la situazione, la storia clinica della persona che assistiamo. Poi, evidentemente, laddove ci fosse necessità anche di fare terapia all'interno dell'ospedale, ovviamente noi ci dobbiamo interfacciare con l'ospedale. Perché in genere queste persone hanno tutto un percorso che è stato seguito nella fase precedente dall'ospedale di riferimento, esatto. E quindi ci sarà un continuum. Non certo, lo so, ma poi ci sono terapie che non possono essere fatte a casa. Noi per esempio facciamo i prelievi, ma poi portiamo ovviamente il campione in ospedale per le analisi del sangue. Insomma, noi diamo la possibilità al sofferente, alla sua famiglia, di limitare al massimo gli spostamenti tra casa, ospedale, ospedale e casa. E sono la parte che più non piace alle persone, certo. Oltre ovviamente... Anche perché nel momento del dolore, della grossa difficoltà, è anche il momento in cui magari c'è più bisogno di fare un po' di avanti e indietro tra gli ospedali, insomma è anche... Quindi... Noi non si sentono soli, hanno un supporto da parte sia degli psicologi che degli infermieri e dei medici, e sembra banale, ma a volte fanno delle telefonate molto semplici, si possono dare il tè invece che il latte, che non è vincolante per il malato, ma serve alla famiglia che è accanto al malato di sentirsi curata, sostenuta. Ecco. Poi, se completando un po' il quadro di ANT, altrettanto importante come l'attività di assistenza domiciliare è tutto quanto noi facciamo nelle nostre campagne di prevenzione. Perché ovviamente, se da una parte è importante dare la possibilità alle famiglie e al malato di rimanere in casa fino possibilmente all'ultimo giorno, dall'altra parte è altrettanto importante fare in modo che le persone non si ammalino. E quindi, mentre 36 anni fa si è immaginato un ANT che faceva solo assistenza domiciliare, una decina di anni fa circa abbiamo cominciato anche a sviluppare progetti di prevenzione. Uno è il progetto melanoma, poi abbiamo il progetto tiroide e il progetto ginecologico, progetto donna. Ovvero sono delle vere e proprie campagne dove noi troviamo i medici specializzati che fanno la visita, troviamo la struttura che ci ospita e diamo la possibilità sul territorio alle persone di sottoporsi a visite di prevenzione in modo completamente gratuito. Questo è importante, ripeto, anche e soprattutto perché spesso raggiunge quella fetta di territorio, tutte quelle famiglie che magari anche, basta pensare un po' al contesto che viviamo, alle difficoltà che spesso le famiglie incontrano anche da un punto di vista economico e che quindi rallentano quella che è l'attività di prevenzione. Noi diamo la possibilità anche a loro di fare prevenzione senza dover... Anche perché in certi
questi ambiti la prevenzione riesce veramente ad essere efficace e a salvare. È essenziale. La prevenzione, come anche lo scoprire in tempi non sospetti, prima della fase sintomatica, permette di insomma avere poi questo un'efficacia delle cure. Delle... Soprattutto col melanoma, perché il melanoma è comunque, i nei sono asintomatici, quindi è difficilmente si può diagnosticare da soli di avere un problema fisico. Quindi queste visite sono essenziali, ecco, per la prevenzione. Ecco.